Sarebbero 14 gli ospedali toscani con meno di 120 posti letto che rischiano la chiusura a seguito dei tagli ai fondi per la sanità prospettati dal governo Monti. L'allarme è lanciato dal consigliere regionale del PDL Stefano Mugnai, che sottolinea come gli ospedali in questione siano tutti collocati in aree disagiate o montane. Mugnai ricorda anche che queste strutture erano già state declassate nella bozza del nuovo piano sociosanitario della regione, entrato in fase di stallo da quando Luigi Marroni ha preso il posto di Daniela Scaramuccia al vertice dell'assessorato regionale alla salute. Nel nuovo piano si prevedeva già di trasformare una serie di ospedali toscani in poliambulatori senza pronto soccorso, spiega Mugnai, anche se la giunta regionale non ha mai voluto chiarire quali fossero. Ma logicamente, prosegue Mugnai, escludendo di togliere il pronto soccorso a Careggio alle Scotte, non restano che gli ospedali con meno di 120 posti letto. Mugnai chiede quindi chiarezza al presidente della regione Enrico Rossi. Si farà paladino di queste strutture o si nasconderà dietro i tagli di Monti per procedere con piani già predisposti? In tutto questo, conclude Mugnai, manca qualcuno che si preoccupi dei cittadini. In Toscana gli ospedali con meno di 120 posti letto sono quelli di Fivizzano, Pontremoli, Barga Castelnuovo, San Marcello Pistoiese, Volterra, Portoferraio Casentino, Valtiberina Valdichianna, Orbetello, Pitigliano, Castel del Piano e Figline Valdarno.